Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. È da un pochino che non posto video però come al solito ho un miliardo di cose da fare, quindi quando riesco e ho un attimo di tempo lo dedico a voi. E quindi cosa volevo dirvi prima di cominciare il video? Volevo dirvi che il mio diffusore, quello del progetto GTA Replica, sta dal carrozziere in quanto bisogna stuccarlo e dargli doppia vernice, quindi un lavoro un po' complicato. Ho preferito consegnarlo al mio carrozziere anche perché io non ho tempo, quindi ci metterei gli anni a farlo. E inoltre tutto non sono bravo a stuccare, cioè non l'ho mai fatto, quindi sinceramente non so che pasticcio potrei combinare. Comunque c'è sempre tempo per imparare, ragazzi. Allora, in questo video parleremo di Tagliandi come da titolo, intro, e cominciamo subito. Team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Allora, Tuners, quindi come da titolo parleremo di tagliandi. Cos'è il tagliando? Il tagliando è un check-up completo che si fa alla macchina periodicamente. Ovviamente il periodo e il chilometraggio per poter effettuare il tagliando viene di solito stabilito dalla casa madre del veicolo. Per esempio, parlando della mia macchina, dovrei farlo ogni 30.000 km. Però diciamo che secondo me è un chilometraggio un po' troppo eccessivo, anche perché ogni tanto uno va forte, cose del genere, la macchina la tira, quindi conviene sempre un pochino anticipare il tagliando. Adesso entriamo un po' di più nello specifico. Cosa si viene a fare durante un tagliando? Durante un tagliando si vede un po', come ho già detto, il controllo della macchina, della vettura. Quindi si cambiano un po' vari apparati, come il filtro dell'aria, il filtro dell'olio, il filtro antipolline, si cambia l'olio, poi che altro si fa? Si cambia per esempio il filtro del GPL se avete la macchina a gas, si cambiano le pasticche dei freni, i dischi dei freni a seconda dell'usura. Io nel tagliando che ho fatto, ho sostituito tutti i filtri, quindi filtro olio, antipolline, e dell'aria e del gas, e ho sostituito le candele e tutto l'olio. Ovviamente più avanti vi porto i video e i tutorial su come fare se non sapete, tranne quello del cambio dell'olio, perché dal momento che non ho un ponte e non ho delle rampe ho preferito portarlo da chi potesse farlo, ecco, con i suoi strumenti, e anche per lo smaltimento dell'olio. A proposito di smaltimento dell'olio, voglio parlarvi di appunto vantaggi e svantaggi del tagliando fai da te. Ovvero, cominciamo dai vantaggi, via. I vantaggi sono il prezzo. Il prezzo è molto molto più basso rispetto a quanto paghereste per portarla in un'officina autorizzata o in concessionario. Mi sono fatto un po' un paragone e sono andato a risparmiare 200 euro circa. Ovviamente c'è da mettere in conto che io ho messo un filtro dell'aria sportivo, quindi costa molto di più rispetto a un filtro dell'aria di carta che costa 5-10 euro, insomma. E poi, insomma, ho messo anche un olio più costoso rispetto a quello consigliato per la mia macchina. Ho messo il Mobil One Super 3000 e costa molto di più rispetto al Selenia Multipower. Vantaggio è che sapete quello che mettete nella macchina, quindi avete tutto sotto controllo, scegliete voi il materiale e quindi quello che ritenete più utile per la vostra macchina. Delle note invece a svantaggio del tagliando fai da te sono ovviamente le attrezzature. Ci vogliono attrezzature specifiche, quindi dovete informarvi su tutti i bolloni, viteria, chiavi, eccetera, quello che serve. Quindi dovrete andare a comprare almeno per la prima volta tutta l'attrezzatura varia. Seconda cosa, lo smaltimento dell'olio. Lo smaltimento dell'olio sapete che è un rifiuto tossico, quindi non si può buttare nel non riciclabile o cose del genere, quindi va smaltito adeguatamente in centri autorizzati. E altro svantaggio, sempre riguardo il cambio dell'olio, bisogna avere un ponte o delle rampe, quindi la cosa diventa parecchio più difficile. Altro svantaggio è che
non tutti comunque siamo in grado, ci mettiamo a smanettare con una macchina per fare il tagliando. Quindi questi sono più o meno i vantaggi e svantaggi del tagliando fede te. Io spero che con questo video vi abbia delucidato su quello che è il tagliando, il check-up della macchina. Quindi prossimamente metterò piano piano video sul cambio, il filtro dell'aria, eccetera, eccetera. Il famoso filtro dell'aria BMC. E se non avete visto l'unboxing, vi metto il link qui sopra in alto a destra. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. E iscrivetevi soprattutto alla mia pagina Instagram, Mitch Tuning. E basta. Per questo video, io vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi.